all'età di 100.000 euro per il parco di Fundone o si vince il finanziamento per aver realizzato il 62% dei lavori. Terminati i lavori alla tensostruttura di via San Leonardo, a breve sarà possibile riprendere gli allenamenti per tutte le associazioni sportive. Nuova apertura dello sportello PUA, un servizio con il quale la ASL assicura l'aiuto a persone bisognose. Accordo raggiunto fra Abbanoa e il comune di Ossi, l'ente del servizio idrico pagherà 200.000 euro entro la primavera 2015, il restante sarà a disposizione della nuova amministrazione comunale. Bibliopride nella biblioteca Emilio Lussu, una manifestazione annuale promossa dall'AIB per ribadire l'importanza del sistema bibliotecario. Auto e moto d'epoca sfilano per tutto il paese di Ossi. Nella mattinata di domenica 19 ottobre il Vintage ha percorso un ampio giro panoramico. Bentrovati a questa nuova edizione di Ossi TG News. Nell'ottica di un'efficiente spesa delle risorse, l'Assessorato regionale agli enti locali e l'urbanistica ha emanato un avviso con il quale concederà una premialità a tutti quei comuni che alla data del 30 giugno 2014 avranno realizzato almeno il 50% dei lavori ed il 40% di rendicontazione della spesa. Il comune di Ossi era al 62% di realizzazione dei lavori e pertanto avrà diritto ad un finanziamento di 100.000 euro. Vediamo il servizio. I progetti del bando Civis 2007-2013, tra i quali è inserito il parco urbano di Fundone, sono realizzati con fondi dell'Unione Europea. Nell'ottica di un'efficiente spesa delle risorse, l'Assessorato regionale agli enti locali e urbanistica ha emanato un avviso con il quale concederà una premialità a tutti quei comuni che alla data del 30 giugno 2014 avranno realizzato almeno il 50% dei lavori e il 40% di rendicontazione della spesa. Il comune di Ossi era al 62% di realizzazione dei lavori per una spesa certificata al 19 marzo di euro 337.125,41. Alla data del 30 giugno 2014 aveva quindi diritto ad utilizzare le risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione. La Giunta Comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di un centro polifunzionale di educazione ambientale da realizzare dentro il parco, una struttura di circa 80 metri quadri immersa nel verde, che sarà a disposizione degli utenti del parco, delle scuole e così via. A Ossi c'è molta attesa per la realizzazione di questo parco. Il parco urbano di Fundone, infatti, è unico nel suo genere in quanto si trova proprio nel centro storico, nel cuore del paese. Basterà aprire un cancello e si passerà dalla zona più antica dell'abitato ad una zona che ha mantenuto l'originaria bellezza. Terminati i lavori alla tensostruttura di via San Leonardo, a breve sarà disponibile per gli allenamenti delle associazioni sportive. Vediamo quali lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti. Sono oramai giunti al termine lavori di ristrutturazione della tensostruttura situata in via San Leonardo, iniziati circa un anno fa e che hanno visto alcune modifiche progettuali per giungere all'attuale stato. La nuova tensostruttura, con una superficie pari a 700 metri quadrati, potrà essere disponibile a breve per gli allenamenti delle associazioni sportive che ora affollano le palestre comunali in attesa di riappropriarsi del loro campo di gioco. Dopo questo radicale intervento, il telone che copriva il tetto non esiste più, sostituito da una copertura in legno e lamiera che rende più sicura e riparata la struttura. A delimitare tutta l'area è stata eretta una muratura laterale ed il campo da gioco è stato ampliato, anche con la realizzazione di due nuove uscite e la sistemazione delle gradinate per il pubblico che verrà ad assistere agli allenamenti e alle competizioni sportive. Costo totale degli interventi 207.000 euro, di cui 150.000 stanziati dalla Regione Sardegna. La struttura sarà ora nuovamente disponibile. Non è stato possibile intervenire sul rifacimento della pavimentazione, sull'area di gioco in gomma per la quale l'amministrazione si è ripromessa di stanziare altre risorse e realizzare un nuovo pavimento tra la fine di quest'anno e gli inizi del 2015. Così anche Ossi avrà finalmente il suo palazzetto dello sport. Nuovo sportello presso i locali comunali di Via Roma, il cosiddetto PUA, punto unico di accesso, si rivolge a coloro che hanno problemi sanitari o sociosanitari, in particolare rivolto alle persone anziane e con disabilità, al fine di prendersi cura delle necessità dell'utenza, valutandone le migliori soluzioni. Vediamo il servizio. Sarà attivato a breve il PUA, punto unico di accesso, con l'apertura di uno sportello anche ad Ossi, nei locali comunali di Via Roma.
e il servizio con il quale la ASL assicura la valutazione e la presa in carico delle persone con problemi sanitari e sociosanitari complessi. Il PUA è rivolto in particolare a persone anziane con disabilità. Gli operatori dello sportello ascolteranno e analizzeranno i bisogni dell'utente e dei familiari, individuando con loro il percorso terapeutico più adatto ed accompagnandoli in ogni fase. Il PUA è un nuovo modello d'assistenza basato sulla cosiddetta presa in carico della persona nella complessità dei bisogni, con un'attenzione particolare anche alla famiglia e al contesto di riferimento. Possono presentarsi al PUA tutti coloro che hanno necessità di formulare una domanda di assistenza. Per i casi meno complessi saranno gli operatori dello sportello a prendere in piena autonomia le decisioni che ritengono più opportune. Per i bisogni più complessi interverrà un nucleo base di specialisti che si avvarranno anche della collaborazione del medico curante dell'utente. In questo modo si avrà una conoscenza completa ed immediata dell'assistito e nel breve periodo verrà assicurata la piena uniformità nella successiva rilevazione del bisogno, nella progettazione di un intervento personalizzato, nella programmazione delle attività e nella gestione delle responsabilità. È stato finalmente raggiunto un accordo tra il Comune di Ossi e Abbanoa. A seguito di lunghe peripezie, l'accordo verterà sulla restituzione del debito pari ad una somma di oltre 700.000 euro, di cui due rate da 100.000 euro entro la fine dell'attuale amministrazione comunale, mentre i restanti 500.000 costituiranno una somma a disposizione della prossima amministrazione. Vediamo il servizio di Alessandra Cherchi e Cristian Martinez. Alla fine il Comune ha ottenuto da Abbanoa ciò che gli spettava. Dopo tante peripezie, ricorsi e controricorsi, dopo che nel 2012 il Comune ha vinto la causa civile che condannava Abbanoa al pagamento dei debiti maturati nei confronti dell'ente, sotto la minaccia del pignoramento coattivo delle bollette da incassare, il gestore del servizio idrico integrato si è arreso e pagherà quanto dovuto. L'accordo raggiunto prevede la restituzione del debito, il cui saldo netto ammonta ad oltre 700.000 euro per un periodo che va dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2014. Si tratta di una cospicua somma che comprende il rimborso dei mutui, il rimborso delle somme anticipate dal Comune per spese elettriche, gestionali, depurazione, eccetera, al netto dei consumi delle utenze idriche comunali registrati negli ultimi 8 anni. Il tesoretto di 700.000 euro verrà utilizzato solo in parte dall'attuale amministrazione comunale, che concluderà il mandato nella prossima primavera e a questa data incasserà due rate da 100.000 euro, mentre i restanti 500.000 costituiranno una somma cantonata a disposizione della prossima amministrazione comunale. L'accordo prevede anche la regolarizzazione dei debiti e crediti futuri, ossia ogni anno il Comune paga 86.000 euro che corrisponde alla rata di ammortamento di 5 mutui per opere idriche e fognarie e che dovrebbero essere spesi da Abbanoa. Ogni anno verrà fatta una compensazione tra i consumi idrici comunali e l'importo dei mutui e da Abbanoa dovrà versare al Comune la differenza fino all'estinzione del mutuo. La Biblioteca Emilio Lussu di Via Roma ha partecipato alla manifestazione BiblioPride, promossa per ribadire l'importanza del sistema bibliotecario a livello nazionale. Sabato 11 la biblioteca è stata allestita con attrezzature da campeggio nell'intento di accogliere bambini e adulti, invitandoli all'ascolto di letture e visioni di film. Guardiamo il servizio a cura di Fabrizio Cocco e Monica Serra. Anche la Biblioteca di Ossi aderisce al BiblioPride, una manifestazione annuale promossa dall'AIB per ribadire l'importanza del sistema bibliotecario nazionale per la crescita culturale, economica e sociale del nostro Paese. Un'occasione di sorprese e di scoperte per tutti gli italiani, lettori e non lettori, frequentatori di biblioteche e non. Un'affermazione d'orgoglio per tutti i bibliotecari che vogliono ribadire pubblicamente l'amore per la loro professione e chiedere maggiore attenzione da parte delle istituzioni sulle biblioteche come servizio essenziale per la vita culturale, sociale e civile del Paese. Le biblioteche costituiscono un'infrastruttura della conoscenza che raccoglie, organizza e rende disponibili i prodotti della creatività e dell'ingegno. Fornisce accesso a una pluralità di saperi e di informazioni, agevola l'attività dei ricercatori e degli studiosi, tutela la memoria culturale della nazione, offre a tutti i cittadini occasioni di crescita personale e culturale, favorendo l'acquisizione di competenze che possono essere spese nella vita sociale e lavorativa. Ma le biblioteche sono oggi anche luoghi di scoperta e di partecipazione, ambienti di apprendimento dove le persone possono imparare a dominare le tecnologie e a muoversi nel mondo sempre più esteso dell'informazione e dei saperi.
luoghi aperti, gratuiti, alla portata di tutti, che attendono solo di essere scoperti e valorizzati. Ecco perché il sabato 11 ottobre la Biblioteca Comunale di Ussi è stata allestita con tende da campeggio e sacchi a pelo e lanterne per accogliere bimbi e adulti e invitarli all'ascolto di letture e alla proiezione di film. Il tutto ha avuto inizio alle ore 17. Alle 18 si è proseguito con la proiezione del film in carte, La leggenda di Cuore d'Inchiostro, per bambini dagli 8 anni in su. Alle 20 è stata la volta delle letture sotto la tenda, mentre alle 21.30 è stato proiettato Storia di una ladra di libri, film dedicato ai più grandi. Grande la partecipazione da parte del pubblico e sempre più gli affezionati a questo luogo ricco di piacevoli sorprese. Domenica 19 ottobre Motto e Auto d'Epoca si sono esibiti in un giro panoramico per tutto il paese di Ossi. La sfilata è durata un'intera mattinata ed è stato un evento molto apprezzato dagli ossesi. Vediamo. Domenica 19 ottobre si è svolta ad Ossi la sfilata delle auto e moto d'epoca organizzata da Fedale 65. A partire dalle ore 9.30 in via Sardegna, le auto e moto vintage hanno dato inizio al giro panoramico. Questo è stato il primo raduno organizzato in paese e fin da subito gli ossesi hanno mostrato interesse. Coinvolti e spinti da grande curiosità hanno voluto fare un tuffo nel passato, posizionandosi sui cigli delle strade per godersi appieno la sfilata. Il giro si è concluso con l'arrivo sempre in via Sardegna e poi presso il Bocciofilo è stato possibile riunirsi per il pranzo. E adesso la rubrica. Nei giorni 4 e 5 ottobre, presso il ristorante Buena Vista in località Peto e Murtas, si è svolta la prima edizione della Fiera degli Sposi. Organizzatori della serata sono stati i memorabili eventi che, oltre ad allestire la location, hanno provveduto a contattare stilisti, staff trucco e parrucco, pasticcerie, fioraie, autonoleggio, fotografi, musicisti, animazione e compagnie di viaggi. L'evento è stato diviso in due giornate, interamente dedicate alla creazione di un matrimonio da favola, a cui hanno partecipato, in qualità di modelle, bellissime ragazze e ragazzi di Ussi. La serata di domenica, presentata da Franca Mura, ha riscosso un grande successo, data la partecipazione numerosa del pubblico, affascinato non solo dalla vista mozzafiato della località, ma anche avvolto nella completa atmosfera nuziale, caratterizzata da un design da sogno ed in particolare dalla posizione del ristorante, immerso nel verde. Hanno sfilato ben 30 abiti da sposa, presentati da New Age ed altrettanti da Nuova Zavalon, insieme ad abiti da sera e da sposo, mentre nei brevi istanti di pausa si sono esibiti dei cabarettisti. Per finire al meglio la serata, la compagnia Memorabili Eventi non ha fatto mancare la pausa break, sedendosi al ristorante e assaporando un menù di degustazione. Il refrain sembra lo stesso da anni: meno quantità ma migliore qualità. Gli operatori del settore sono abituati a questo andamento delle produzioni vitivinicole. Ad oggi la qualità delle uve si presenta ottima per quanto concerne la sanità, mentre la pezzatura dei grappoli è tornata nella media degli anni precedenti. Visto l'andamento climatico e meteorico nei mesi da giugno, luglio e agosto, con scarse o nulle precipitazioni con una ventosità ottimale, si è indovinata una buona qualità delle uve e, se anche i mesi di settembre e ottobre sono decorsi come i precedenti, si può parlare di un'annata di ottima qualità. Nella storia contadina, il rito della vendemmia ha sempre rappresentato, ma lo è ancora oggi, il momento in cui il lavoro, ma anche la creatività e l'ingegno, producono finalmente i propri frutti. Tra l'altro, la storia dell'uva e soprattutto del vino si è sempre accostata alle pietanze, alle tradizioni e alle festività. Settembre è sempre stato il mese ideale per la vendemmia. In questo periodo, infatti, l'uva ha raggiunto la piena maturazione. Da sempre la vendemmia è sempre stato un momento particolare. Donne e uomini, giovani e meno giovani, collaborano dalla mattina alla sera divertendosi vestiti da contadini. A volte anche i bambini lavorano fianco a fianco con i loro nonni e genitori. Un ambiente gioioso e un'aria di festa. Tra una chiacchiera e l'altra tagliano i grappoli d'uva che sistemano nelle cassette o nelle apposite ceste, mentre altri, in genere più forzuti, le sistemano nei tini disposti nei trattori o in altri mezzi di trasporto. Poi, terminata la vendemmia, iniziano i lavori in cantina, con la macinatura dell'uva, la torchiatura, la fermentazione e il successivo travaso del mosto nelle botti. Per un certo periodo il profumo del mosto pervade l'aria e si concentra in particolar modo in prossimità delle cantine. Questi momenti e queste scene, così familiari a molti, rappresentano una pratica ancora in uso, un rito, una tradizione che dura nel tempo, che resiste alla meccanizzazione e che continua a riunire intere famiglie. La vendemmia è sempre stata l'apice di un lavoro duro. La sua fase conclusiva, l'ultimo sforzo prima di vedere ed assaggiare il risultato finale, un buon vino di qualità.
Siamo qui con Bainzu Piliu, autore del libro Cella numero 21. Perché ad un certo punto della sua vita sente l'esigenza di confessare ai lettori la vera storia attraverso appunto questo libro che si intitola Cella numero 21 di Bainzu Piliu? Perché volevo uno strumento di lavoro. Siccome io voglio scuotere i sardi dal torpore nel quale sono da qualche secolo, mi serviva uno strumento di lavoro. Il libro non si dimentica. Uno acquista il libro, se non lo legge oggi lo leggerà domani. Se non capisce oggi il messaggio lo capirà domani. Poi qualcuno lo chiederà in prestito e quindi si diffonderanno le cose. E poi c'è un fatto, che io finché avrò vita farò altre edizioni, farò la diffusione del libro, quindi questo strumento mi serviva assolutamente. Il problema stava nel linguaggio, bisognava dire e non dire, bisognava essere interessante ma non troppo esplicito, bisognava interessare la gente, non soltanto dare informazioni, perché la gente quando legge un libro si deve anche deve provare piacere. Non deve soltanto, altrimenti uno prenderebbe la guida telefonica. E invece no, bisogna che il lettore venga interessato e possibilmente emozionato. Perché emozionato? Perché una persona si muove non in base al raziocinio in genere, si muove in base alle emozioni da cui è spinto. Sono le persone banalissime, si muovono in base al ragionamento puro e semplice. Invece se tu hai emozioni, spingi all'azione. E siccome io intendevo spingere all'azione, questo. È così che nasce il suo libro. Ha pagato un carissimo prezzo per la sua militanza a favore dell'autonomia sarda. È stato condannato a 4 anni di reclusione per il complotto separatista, di cui è stato considerato il capo idealista, l'ideologo di questo complotto. Cosa ne pensa? Beh, mi hanno onorato dandomi questa carica, questo ruolo di capo ideologico. Non era vero, ma mi hanno fatto un onore. Questa è la cosa che posso dire. Complotto del quale io fossi il capo non ce n'è stato. Che qualcuno abbia pensato di fare determinate azioni è certamente possibile, anzi è sicuro. Cosa devo dire? Un complotto vero, secondo me, lo hanno fatto quelli che hanno promosso l'iniziativa per creare questa congiura, cioè altre forze all'esterno hanno creato la congiura nei nostri riguardi. Io non sono stato il capo di nessuna congiura. Se lo fossi stato, a maggior ragione mi sarei sentito onorato. Non lo sono stato, purtroppo. A questo punto perché hanno deciso di darle questa etichetta? Perché fa comodo. Perché è molto più pericolosa una persona che parla di una persona che mette una bomba. Perché la persona che mette una bomba la puoi fare apparire subito come un criminale e la gente si spaventa. Se una persona parla e viene ascoltata, è pericolosissima. E io perciò mi rendo conto di essere stato pericoloso e di essere tuttora pericoloso, perché la gente mi ascolta. In qualche modo era il suo obiettivo comunque. È certo che è il mio obiettivo. Diffondere. Sì, è il mio obiettivo. È il mio obiettivo. Il mio obiettivo è parlare ed ascoltare, perché la gente ha dei tesori nella sua mente, no? Ha dei tesori di conoscenza, tesori di intelligenza che rimangono quasi sempre sepolti, che non vengono fuori, perché si ha timore di esprimersi, perché si ha timore di non avere il linguaggio adatto, si ha timore di perdere il sorriso del capo ufficio, si hanno mille timori.
E quando io invece vorrei che la maggior parte delle persone tirasse fuori questi tesori, perché questo arricchirebbe me, farebbe star meglio loro e contribuirebbe al benessere generale. Ecco perché. Perché intitola la sua biografia Cella numero 21? Ecco, la cella numero 21 l'ho avuta sia a Boncammino che a Sassari, no? Quel disegno che c'è nella copertina è esattamente quello che io ho fatto quando ero in cella. E l'ho fatto quando ero in cella e mi è sembrato utile metterlo in copertina. Ecco. Secondo lei, la Sardegna ha le basi per un futuro indipendentista? Riuscirebbe da sola a sostenersi? In questo momento assolutamente no. La Sardegna oggi non potrebbe reggersi da sola, ma neppure un bambino appena nasce si può reggere da solo, eppure nasce e poi diventa un adulto. Tutti i popoli fanno questo percorso. All'inizio nessuno ha tutto quello che occorre, nemmeno gli Stati Uniti quando nacquero avevano tutto ciò che occorreva. L'Italia appena nacque come Stato, che nel corso dei secoli non era mai esistito uno Stato italiano, mai. Nemmeno al tempo dei Romani, mai esisteva lo Stato italiano. Bene, appena nacque lo Stato italiano, produsse una cosa sola e in grande abbondanza, emigrati. Milioni di emigrati dovettero emigrare, di italiani dovettero emigrare perché l'Italia non aveva le forze per nutrirli. Io sogno, e farò di tutto, per quanto mi compete, di far rientrare in Sardegna il maggior numero possibile di emigrati. Io vorrei che i sardi emigrati tornassero, perché in questo territorio ci possono campare 7-8 milioni di persone come minimo, non 1.600.000 come sono oggi. Come mai la Sardegna è così a rilento però? La Sardegna è a rilento perché sono secoli di oppressione. Noi siamo, come si dice, i mandrados, sono... Tu prendi gli animali, li metti in un recinto, li lasci lì, diventano dei cretini. E noi siamo allo stesso livello, dei cretini, capito? Rincretiniti siamo. Ecco, io mi sono proposto di contribuire al risveglio. Lei che ha da sempre sostenuto e difeso tutte le tradizioni e le culture della Sardegna, addirittura invogliava i suoi studenti a sostenere gli esami in lingua sarda. Come mai non ha scritto il libro interamente in limba? Perché era più utile scriverlo in italiano. Non pensa che sia un po' una contraddizione però? Non c'è nessuna contraddizione, mi spiego. Allora, se io avessi scritto il libro tutto in sardo, in una parlata sarda, l'avrebbero letto solo dei pochi specialisti, dei pochi appassionati. Molti ragazzi e molte ragazze non sarebbero stati in condizione di leggerlo, ma anche molti adulti. E quindi io non avrei ottenuto il risultato politico che intendo ottenere. Allora, a me serviva la lingua italiana in questo momento storico, assolutamente. Mi serviva la lingua italiana e ho messo anche alcune parti in sardo in modo da invogliare chi volesse a prendere confidenza con la lingua. La cosa più importante che io volevo trasmettere erano alcune idee base. Una volta che queste idee base penetrino nel cervello di una persona, quelle idee non avranno più bisogno di Bainzupiliu per andare avanti, andranno avanti di moto proprio. E a me interessa questo soprattutto. Poi verrà anche il momento in cui si parlerà tutto in sardo. Verrà. E come credo di aver detto oggi pomeriggio, il momento più bello per me di parlare in sardo sarà quando verrà il primo ambasciatore italiano in Sardegna. Allora parlerò solo in sardo e qualcuno glielo tradurrà quello che dico. Bainzu, quali saranno le prossime date? Per le presentazioni? Sì. Venerdì prossimo io sarò ad Assemini e poi tutti i venerdì di novembre sono già impegnati. Io spero di farne, io vorrei farne due presentazioni alla settimana, se fosse possibile.
Speriamo anche noi di sì, lei è sicuramente stato un buon caffè di risveglio al mattino e siamo molto contenti della sua manifestazione stasera nel Paese di Ossi. Abbiamo acquistato il suo libro e siamo felicissimi, saremmo felicissimi se lei ci scrivesse una dedica. Grazie. Per questa edizione è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie per averci seguito.